In questo tutorial andremo a vedere come utilizzare Django, meglio come creare il primo applicativo base in Django. E Django, per chi non lo sapesse, è un framework basato su Python, è probabilmente il più popolare tra i framework fatti in Python, appunto per sviluppare applicativi web. Qui appunto siamo sulla pagina principale, djangoproject.com, la pagina del progetto. Se andiamo su download trovate le istruzioni per installarlo, ma prima di farlo noi andiamo a creare una cartella, possiamo chiamarla come vogliamo, demo, io la chiamo demo Django. Entriamo nella cartella demo Django, qua creiamo appunto un ambiente virtuale tramite virtualenv, che appunto virtualenv è appunto un sistema che va a creare un ambiente virtuale in Python in modo da non intaccare la configurazione base del computer con le librerie specifiche per il singolo progetto che vogliamo andare a realizzare. Io ho virtualenv già installato, per chi non lo avesse basta andare qua sul sito di virtualenv e appunto seguire la procedura di installazione tramite appunto pip. Quindi niente, fatto questo andiamo a creare il nostro virtualenv. Farlo appunto basta lanciare virtualenv e nome dell'ambiente env che vogliamo creare. Nel mio caso metto meno p Python 3 perché voglio utilizzare Python 3, altrimenti potete usare benissimo anche Python 2. Non dovrei fare una grossa differenza, quindi io lo chiamo env, ma potete chiamarlo come volete. Quindi adesso facciamo ls, vedete un file env. Ora andiamo ad abilitare appunto il nostro ambiente, quindi facciamo source env bin activate. Come vedete qua appunto adesso siamo all'interno dell'ambiente del virtualenv, lo vedete da qua, da questo nome tra parentesi. Fatto questo andiamo ad installare Django, quindi pip install Django. Qua sì, se volete potete scegliere la versione, ma io installo quella di default, quindi non c'è bisogno di dichiararla. Ok, ora Django è stato installato, quindi seguendo la procedura. Quindi ora non ci resta che fare django-admin.py. Start project e diamo un nome al progetto che vogliamo creare. Noi possiamo chiamarlo solamente demo. Ok, ora facciamo ls. Come vedete abbiamo la cartella demo. Se togliamo start project e facciamo solo django-admin.py ci escono appunto i vari comandi che abbiamo, ma come abbiamo detto noi abbiamo lanciato django-admin.py start project, chiamato il nostro progetto demo. Quindi ora entriamo nel nostro progetto, quindi cd demo ls. Come vedete abbiamo un file chiamato python manage.py, mentre all'interno di demo della cartella demo abbiamo un file settings, un urls e un file urls. Se andiamo a vedere il file settings, all'interno del file settings come vedete abbiamo una serie di configurazioni. Adesso poi queste le vedremo in un secondo tutorial. Come vedete qua poi possiamo appunto configurare il database di default. Vi dà SQLite, poi come ho detto nei prossimi tutorial vedremo anche come installarlo in MySQL, eccetera, eccetera. Se andiamo nel file
No, niente paura, quindi andiamo a vedere invece Python, il comando Python. Aspettate, scusate, sto facendo confusione. Invece qua abbiamo il file manage.py, se noi lo lanciamo, facciamo Python manage.py, ci escono questa serie di comandi, tra cui make migration e migrate, appunto, che sono quelli che vanno a creare il nostro database. Quindi ora lo lanciamo. Python, oh, anzi, prima di farlo andiamo a vedere il comando Python manage run server. Come vedete, allora Django è partito, ci dice di andare sulla porta 8000 del nostro localhost, proviamo ad aprirla e come vedete ci dice che Django sta lavorando, ovvero che è attivo, ma se noi andiamo ora qui e facciamo barra admin slash admin, come vedete ci dà errore, ci dice che non esiste una tabella. Quindi ora dobbiamo andare a creare la tabella che ci permetterà di entrare nel backend di Django, perché, come non ve l'ho detto prima, ma Django ha un backend già semi costruito che poi noi possiamo implementare tramite il codice. Questo ovviamente rende lo sviluppo un po' più veloce, soprattutto per certi tipi di progetti, in quanto non dovete stare a costruire un backend. Come mai dovete fare con Rails o con Laravel, eccetera, eccetera, insomma. Chiaramente se volete cose più evolute dovete farlo, ma mai per siti che volete sviluppare alla svelta, in cui non avete bisogno di curare particolarmente il backend, quello che vedrete qui di Django sarà più che utile, più che comodo. Quindi andiamo a creare il nostro database, per farlo facciamo Python manage make migrations. No, ok, nessun cambiamento registrato, perché ovviamente non abbiamo ancora fatto niente. Quindi lanciamo il comando python manage.py spazio migrate. Come vedete lui è andato a creare un database, ora è andato a creare una serie di database che dovremmo trovare qui. Come vedete abbiamo questo database SQLite 3. E poi, come vi ho detto, nei prossimi tutorial vedremo anche come collegarlo a MySQL, eccetera, ma ora rimaniamo qui. Quindi torniamo di qua sul nostro 8000 slash admin. Ah, ovviamente dobbiamo far partire run server. Ok, run server. Torniamo di qua. E come vedete ora possiamo. Abbiamo il nostro punto login per entrare nel backend. L'unica cosa è che non possiamo entrare nel backend perché non abbiamo lo username e la password. Per avere lo username e la password dobbiamo usare il comando python manage.py create super users. Python manage create super user. Ok, qua ci dice appunto il nuovo utente che vogliamo usare. Io lo chiamo demo user. Un indirizzo email, possiamo mettere demo@demo.it, poi voi qua giustamente dovreste mettere la vostra email, la password, per adesso la mettiamo password 1234, password 1234, invio questa password, è troppo comune, vuoi passare la validazione password, vabbè, qua appunto vi chiede il livello di difficoltà di difficoltà della password che volete mettere. Ora io ho messo una password molto semplice, quindi vabbè, gli dico che mi sta bene così. Quindi yes. Il super utente è stato creato con successo, quindi facciamo ripartire il nostro server. Quindi qua mettiamo demo e qua password 1234 login. No. Certo, perché era demo user. Password 1234
Ok, siamo dentro e come vedete abbiamo già un inizio di back-end, ovvero abbiamo già qua un sistema per gestire gli utenti. Se vedete qua possiamo creare un secondo utente, possiamo chiamarlo demo utente invece che demo user, possiamo dargli una password 9876. Andiamo a confermarla, password 9876. Abbiamo salva, aggiungi un altro, salva e continua ad editare, o salva, facciamo salva e continua ad editare perché qua poi possiamo andare a gestire i permessi, possiamo renderlo super user, eccetera. Quindi salviamo e questo appunto è la prima parte diciamo un'installazione basica di Django. Nel prossimo tutorial andremo a creare un'app e magari lo connetteremo anche a MySQL, eccetera, eccetera. Però, come detto, questo vediamo nel prossimo tutorial. Per questo tutorial invece è tutto. Se vi è stato utile, mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.